Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore. Un uomo che ha saputo valorizzare appieno il suo grandissimo talento è stato proprio lui, Massimiliano Ossini. Il suo volto lo associamo al famoso programma Uno Mattina, ma non solo. Egli ha condotto anche altri format importanti che possiamo citare come Uno Mattina Verde, Mezzogiorno in Famiglia, Linea Bianca, Uno Mattina Estate e Calipè. Di recente, il conduttore si è lasciato andare ad un appello considerato davvero straziante, preoccupando il pubblico. Massimiliano Ossini PP, originario di Napoli, il bel Massimiliano nasce nel 1978 e, dopo aver terminato gli studi al liceo scientifico, consegue la laurea in Scienze della Comunicazione a Milano. Inizialmente l'uomo comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, cominciando dalle pubblicità fino ad appassionarsi al mondo della recitazione. Non solo, in questo frangente di vita, l'uomo muove i primi passi anche nel mondo della moda in qualità di modello. Sin da giovanissimo, la vocazione di Ossini è sempre stata quella di condurre programmi televisivi e comincia proprio da Disney Channel dal 2003 al 2006 con il programma Disney Club. Altri programmi importanti che figurano nel mondo della carriera di Ossini sono Linea Verde, Rai, Sei più bravo di un ragazzo di quinta, Sky, Uno Mattina Verde, Rai, Mezzogiorno in Famiglia, Rai, e Linea Bianca. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ossini dal 2013 ha una meravigliosa storia d'amore con Laura Gabrielli e insieme hanno tre figli, Carlotta, Melissa e Giovanni. In una lunga intervista rilasciata sul settimanale Nuovo, ha parlato di sua moglie affermando: "Crediamo molto nel matrimonio. Ogni giorno rinnoviamo la nostra promessa. E se c'è un problema cerchiamo di superarlo insieme." Di recente, il conduttore Massimiliano Ossini si è lasciato andare a delle parole dure durante la trasmissione Uno Mattina. La confessione di Massimiliano Ossini. Massimiliano Ossini e tutto il suo staff di autori del programma Uno Mattina hanno voluto dedicare al tema che riguarda la violenza sulle donne, cui si celebra la ricorrenza il 25 novembre, l'anteprima della puntata di oggi del programma del mattino del primo canale della Rai. Massimiliano Ossini sorride, il conduttore, entrando in studio con un sottofondo suggestivo, ha esordito: "Quella del 25 novembre sarà, come ogni anno, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne." Aggiungendo: "Nei primi 10 mesi di quest'anno, sono stati 82 gli omicidi di donne in Italia, di cui 72 sono avvenuti in ambito familiare e affettivo. 72 vittime di femminicidio sono tante, sono troppe le vittime di femminicidio. Una donna viene uccisa ogni 3 giorni, Ossini ha continuato. "Non ci sono bacchette magiche e neppure scorciatoie per risolvere il problema, però gli strumenti esistono, dai centri antiviolenza alle misure di prevenzione previste dalle leggi per evitare il ripetersi delle aggressioni. Come si fa, quindi, a chiudere una storia con una persona dalla quale si dipende non solo sentimentalmente, ma anche economicamente? Una chiave per contrastare il fenomeno dei femminicidi può e deve essere l'autonomia delle donne." Thank you.
Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.